voglio bene e che questo legame possa durare sempre, lontani e vicini, così da sentirsi davvero famiglia. Io ci tengo tanto. 18 anni di sacerdozio per Don Luigi Aversa, che ha festeggiato ieri l'anniversario insieme alla sua comunità e religiosi. Sì, era il 1 luglio del 2006 quando in cattedrale a Salerno io, Don Flavio Manzo, Don Paolo Carrano, Don Demetrio del Destino, Don Salvatore Di Mauro e Don Alessandro Brignone siamo stati ordinati sacerdoti per la preghiera di imposizione di Sua Eccellenza Monsignor Gerardo Pirro. Oggi 2024, sono 18 anni da quel giorno e sono grato al Signore per questo dono e sono felice di rinnovare il mio sì alla Chiesa e al suo sposo che è Cristo. I miei fedeli di Cannalone hanno desiderato festeggiare il 18° compleanno, hanno detto si diventa maggiorenni e quindi è bello far festa. Poi qui è una comunità, quella di Cannalone, San Lorenzo Martire, la chiesa di Sant'Anna, così conosciuta per tutta la città di Salerno, che davvero era desiderosa di far festa, di sentirsi famiglia. E allora ecco che io ho detto sì, festeggiamo, perché è un giorno importante. Ho avuto la gioia di poter guidare, oltre alla comunità di San Lorenzo, altre due comunità, la comunità di Carpineto di Fisciano, la comunità di Filetta di San Cipriano Picentino, e rifarei tutto in questi 18 anni, cose belle, cose meno belle. Penso che il ministero sacerdotale deve essere un ministero per gli altri, per il prossimo, per colui che ci cammina accanto. Nel mio piccolo spero di aver fatto qualcosa di buono. Fra i sacerdozi presenti, anche chi il traguardo dei 18 anni di sacerdozio lo ha già superato da un bel po' di tempo. Abbiamo fatto 33 anni di sacerdozio a Santi Pietro e Paolo. Me li ricordo tutti uno alla volta, specialmente quelli più carichi di botte. Però evidentemente a distanza di tempo poi ho capito che le botte andavano bene, date da ogni parte, a volte il vescovo, a volte i preti, a volte i laici, proprio perché sennò ci montiamo la testa. Queste vocazioni sono sempre di meno, eh? Sono sempre di meno, sì. C'è sempre meno famiglia. Più famiglia, più vocazione. Ma se diminuisce la potenza della famiglia, se diminuisce la potenza di quell'ambiente in cui deve germogliare la vocazione, le vocazioni muoiono prima di nascere. Basta vedere insomma la campagna, va curato il terreno prima, poi va curato mentre esce il germoglietto e così via. Va curata, la vocazione va curata, non soltanto da chi è vocato, ma tutto l'ambiente attorno è carica d'amore. Del resto ci sono delle piante con cui tu parli anche, no, perché sei affezionata, e quelle non muoiono, magari stentano, ma vivono. È l'amore che fa crescere. Alla fine della celebrazione, la festa organizzata dai fedeli, una parrocchia storica, quella di San Lorenzo, che rischiava di scomparire, hanno ricordato durante la celebrazione, ringraziando Don Luigi per aver creato una famiglia ispirata ai valori cristiani. È una gioia vivere questi lunghi anni di sacerdozio. Siamo felicissimi di esserci, ovviamente, e auguriamo di arrivare al 25esimo, al 30esimo, e di viverlo e di condividerlo con Don Luigi. Ci conosciamo da sempre, da quando era ragazzo, e quindi c'è un affetto a prescindere dal suo sacerdozio, c'è un affetto personale di famiglia.